nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Gratia Domini Iesu Christi et caritas Dei et comun... Fratres, annuscamus peccato nostro ut aptissimus al sacra misteria veneranda. Confiteor. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Adoramus te, benedicimus te. Patris, miserere nobis.
Deus qui uius diei venerandum Santa Letitiam in apostolorum Petri et Pauli solemnitate attribuisti, da ecclesiae tuae orum in omni sequi preceptum, per quos religioni sum sit ex oradium, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo a la cárcel, encargando de su custodia a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Cíñete el cinturón y cálzate las sandalias». Obedeció, y el ángel le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle, y se abrió solo. Salieron, y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Verbum Domini. Ex omnibus terroribus mei eripuit me Dominus. Ex omnibus terroribus mei eripuit me Dominus. Benedicam Dominum in tempore, semper laus eius in ore meo. In Domino gloria abitur anima mea,
audiant mansueti et letento. Magnificat Domini mecum, et exaltemus o nomen eius in idipsu, esquisivit Dominum et exaudivit me, et ex onibus terroribus mei eripuit me. Respicite ad Deum et illumina mini, et facies vestre non confundetu. Iste pauper clamavit et Dominu exaudivit eum, et de onibus tribulationibus eius salvavit eum. Valabit angelus Domini in circuitus timens et eo, et eripiet eos, gustate evidet coniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat in eo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Verbum Domini.
Dominus obiscum, et cum spirito tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. Gloria tibi, Domine. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente che dice che sia il figlio dell'uomo, risposero alcuni dicendo Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi che dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze dell'inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherà sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierà sulla terra sarà sciolto nei cieli. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. Alexander Castillo Flores. Eccomi. Angel Wilton López Melendres. Eccomi. Ricardo Ortega Gutierrez. Eccomi. Rodrigo Jiménez Landeros. Eccomi. Wilder Medardo Porras Ibáñez. Eccomi.
Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Abbiamo avuto un bel numero di sacerdoti, parte per la diocesi, in parte per alcune congregazioni religiose, che resteranno qui, altri andranno in altre parti del mondo, come ormai è tradizione. Ecco, questo, con queste nuove ordinazioni si vede veramente il volto di Gerusalemme, che è un volto locale, che è un volto universale, dove la Chiesa universale qui si ritrova e dove qui la Chiesa locale guarda a tutto il mondo. Bene, lasciamoci ancora una volta modellare dalla parola di Dio, che è assai significativa per il momento che state vivendo. Questo episodio di Cesarea di Filippo, che leggiamo tutti gli anni e che conosciamo molto bene, è una svolta all'interno del Vangelo di Matteo. Da questo momento in poi Gesù inizia a parlare della sua passione, c'è un prima e un dopo l'episodio di Cesarea di Filippo. L'insegnamento di Gesù si concentra sulla croce. I miracoli, i racconti di miracoli sono sempre più radi, Gesù si sposta verso la Giudea, va oltre il Giordano e da lì poi salirà a Gerusalemme. Quindi è un passaggio importante anche nella vita di Gesù e nel suo ministero. E come sempre in questi momenti di passaggio c'è sempre un momento chiave nel Vangelo, e il momento chiave è proprio questo, è la domanda di Gesù a Filippo. E Gesù pone dunque questa domanda che riguarda la sua identità: chi sono io per la gente? Chi sono io per voi? È la domanda fondamentale attorno alla quale ruota ogni passaggio vero della vita, e per i discepoli, per la gente del suo tempo, per noi e per voi anche oggi. Non è una domanda nuova nel Vangelo, tutto il Vangelo nasce esattamente per rispondere a questa domanda: chi è Gesù? Ecco, che ritroviamo è quella, se lo chiede chi ha visto Gesù placare il mare in tempesta, se lo chiede Giovanni Battista del carcere, la domanda che tornerà anche sempre nel Vangelo di Matteo quando Gesù entra solennemente a Gerusalemme: ma chi è costui? Ecco. La novità non è dunque nella domanda, ma nel fatto che è posta direttamente questa domanda da Gesù ai discepoli. Non si sta parlando del Signore. Prima la gente ci chiedeva chi è costui. Ora c'è un passaggio. Gesù chiede direttamente: chi sono io per te? Non ci si sta interrogando, discutendo di lui, come spesso accade nei Vangeli. Qui la domanda viene posta, come dicevo, direttamente da Gesù, dentro un dialogo, dentro una provocazione diretta. E questo fa la differenza. Perché la risposta potrà anche essere incompleta o imperfetta. Sono certo che se siete qui avete ricevuto la domanda e vi siete dati una risposta. E sono certo, ve lo dico per esperienza, che la risposta che date oggi sarà tra 20 anni molto diversa. Per cui sarà incompleta o imperfetta, ma è dentro un dialogo che sarà comunque una risposta vera, che nasce da un'amicizia vera e da una relazione vera tra voi e il Signore. Da sacerdoti sarete chiamati a parlare di Gesù più di quanto non l'abbiate fatto fino ad ora. Da religiosi francescani avete già detto una parola chiara e definitiva sul vostro rapporto con Gesù. Mi auguro che sia così, sono certo che è così. Su chi sia Lui per voi. Ma ora siete chiamati ad essere ancora più chiari ed espliciti. Farete omelie, organizzerete incontri di carattere religioso e così via. Sarete un riferimento per le comunità che in un modo o nell'altro vi saranno affidate. Ebbene, il modo in cui dovrete parlare di Gesù come sacerdoti dovrà in un certo senso riportarvi a quanto già avete proclamato con la vostra professione religiosa. La gente oggi è stanca di discorsi, è stanca di sentire la domanda su Gesù. Vuole la provocazione diretta. La gente non attenderà da voi di sentire un discorso su Gesù. Il mondo è pieno di gente che fa discorsi su Gesù.
ma di capire dalla vostra vita il vostro desiderio di Lui, di stare dentro quella domanda diretta che Gesù ha fatto ai Suoi discepoli e che continua a fare a ciascuno di voi ogni giorno sempre: chi sono io per te? Se starete dentro questa domanda, e se sarà una domanda vitale per voi come lo è stata per tanti, la gente lo capirà. Se invece farete il discorso su Gesù che avrete imparato, studiato, eccetera, anche questo la gente capirà. Questa dunque è la prima cosa da fare oggi, perché diventare sacerdoti significa fare sì che la vita sia un dialogo, una relazione, dove dentro tale relazione si osa esporsi alla conoscenza reciproca, l'uno dell'altro, esporsi. Che cos'è l'Eucaristia? Cosa sono i sacramenti, se non un dialogo? Se non uno stile di vita dove ogni realtà umana, dove perfino la materia diventa possibilità di un dialogo con il Signore, e dove dentro questo dialogo ogni realtà è umanizzata e divinizzata. Spezzare il pane dell'Eucaristia e della parola per la comunità, cosa che voi sarete chiamati a fare da oggi, richiederà il vostro quotidiano stare dentro il desiderio della relazione che vi sostiene, quella con Gesù. La Chiesa, lo ripeto, non ha bisogno di ministri del sacro, ma di testimoni del suo amore. San Paolo VI diceva che la Chiesa oggi non vuole sentire maestri, ma testimoni. E se sono maestri, li ascolta perché sono testimoni. Voi sarete maestri nella comunità, ma se non sarete anche testimoni, non potrete insegnare nulla. Se non c'è Cristo, se non c'è questo stare dentro la domanda fondamentale che Gesù ha posto nel Vangelo di oggi, non resterà il vuoto dentro di voi, ci sarà altro a riempire la vostra vita. E si vedrà subito se la vostra vita è riempita da questo rapporto che vi nutre o se c'è altro che vi nutre, perché non si sta in piedi senza nutrimento. Quindi o vi fate nutrire da questa relazione o ci sarà altro a nutrirvi. Non sia così il vostro ministero, ma un servizio risplendente di luce. Abbiate lo sguardo sempre rivolto a Cristo. Tale sguardo potrà a volte volgersi altrove o stancarsi di guardare in altro. Succederà. Ma prima o poi la strada ripassa da Cesarea di Filippo e il Signore non mancherà di porre di nuovo la sua domanda. Lui sempre vi attenderà con fedeltà. La seconda novità sta nella risposta di Pietro, perché c'è ciò che dice la gente su Gesù e ciò che dice Pietro. Per i primi Gesù è un grande personaggio, ma non ha nulla di più né di diverso da qualsiasi profeta del passato, e ancora oggi per tanta gente Gesù è un grande personaggio, un grande profeta e così via, ma non è il Messia di Dio, il Figlio di Dio. Questo è diverso. Per Pietro Gesù è qualcosa di inedito, di assolutamente unico, di nuovo, di non paragonabile a nient'altro, è qualcosa di più. Se fosse solo uno come un altro, voi sareste degli scriteriati, perché dareste la vita per uno che muore come tutti gli altri, che non ha nulla di speciale, di unico. Non è allora per Pietro Gesù qualcosa di unico, non paragonabile, dicevo. Non è dunque quella che Pietro dà una risposta completa, perché solo dopo la Pasqua si potrà comprendere la vera identità di Gesù. La risposta di Pietro comunque, anche se dovrà passare attraverso numerose e dolorose vicende e impastarsi di vita vissuta, inclusi i suoi tradimenti, dice tutto questo stupore di fronte a quest'uomo che ha in sé qualcosa di assoluto, che risponde alla sua sete di assoluto. Allora bisognerà soprattutto che alimentiate questa sete prima ancora che trovare la sorgente. Bisognerà rimanere ancorati a questa sete che è la sola nostra e vostra povertà. Bisognerà scavare e lasciarsi scavare, non solo perché lì si incontra Dio, ma perché lì si incontra veramente l'uomo, lì ritroverete veramente se stessi. Se siete qui oggi è perché il Signore per voi non è semplicemente un grande personaggio, un personaggio del passato, ma qualcuno che è vivo, che ha saputo stupirvi,
che ha toccato da vicino la vostra vita in un modo che nessuno di voi avrebbe potuto minimamente prevedere, ha risposto alla vostra sete di assoluto. Nella prima e nella seconda lettura che abbiamo ascoltato ci viene anche detto come il Signore cambia la vita. Sia per Pietro che per Paolo l'esperienza di sequela di Gesù ha segnato una liberazione. Negli Atti degli Apostoli Pietro è in carcere e viene liberato da un angelo e capisce che davvero il Signore l'ha strappato dalle mani di Erode. Anche San Paolo nella seconda lettura parla di una liberazione. Pur essendo abbandonato da tutti e vicino alla morte, in carcere, sente tuttavia che il Signore è stato la sua forza, che per lui, umanamente fallito e solo, il Signore è stato fedele, per cui a lui ci si può affidare nella vita e nella morte. Questa è libertà. È questa esperienza di liberazione che dà struttura e forza a una vita, che segna il passaggio verso una vita nuova, la vostra. Nell'Evangelo c'è un passaggio, c'è questa espressione, questo duplice livello di vita decimato, declinato in due immagini. Da una parte c'è l'immagine della carne e del sangue, ovvero l'esperienza dell'umana fragilità, quando la vita è semplicemente ridotta alla sola esperienza umana, naturale, alle sole forze dell'uomo. E dall'altra l'immagine della pietra, di quella roccia a cui Pietro è paragonato, lì dove quella stessa vita si apre alla rivelazione del Padre, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma è il Padre mio che è nei cieli. Il sacerdote è l'uomo chiamato a vivere questo continuo passaggio da questo mondo al Padre. Voi, la Chiesa, deve stare tra gli uomini e Dio. Il sacerdote è quella figura che sta tra gli uomini e Dio, tra la carne e il sangue e la rivelazione. Un passaggio che si celebra innanzitutto nell'Eucaristia, nei sacramenti, ma prima ancora nella propria vita, come dicevo, e nella propria carne. Non sarà sempre facile comprendere questo modello di libertà e di liberazione. A volte vi sembrerà di essere soffocati da situazioni e strutture che non comprenderete, di essere parte di un meccanismo grande e complesso, di essere in una sorta di carcere come Pietro e Paolo, e avrete la tentazione di fuggire, ma da soli, senza angeli che vi aprano le porte, di cercare cioè un altro tipo di libertà, quella della carne e del sangue solamente. Sentirete tutta la stanchezza di un servizio che dopo i primi anni di grazia potrà diventare ripetitivo e poco comunicativo. Ricordatevi allora di oggi, e non solo del vostro sì al Signore, ma del sì detto da Cristo a voi attraverso la Chiesa. Ricordatevi del suo esserci, della sua fedeltà, della vera libertà che sempre vi attende. Questa umana fragilità, questa carne e sangue che comunque ci appartiene, può comunque non essere un limite, ma diventare uno spazio che edifica, che costruisce, che rende possibile la vita della Chiesa, la vita di altri, che apre anche per gli altri il passaggio a una vita più umana e più vera, ed essere anche per gli altri strumenti di una liberazione, di una Pasqua, di un perdono ricevuto e attraverso voi donato. Se insomma starete lì continuamente su quella domanda e farete esperienza della sua fedeltà, del suo perdono, potrete anche a vostra volta diventare strumenti del perdono di Dio, ponendovi accanto agli altri, senza giudicare, ma testimoniando con tutto voi stessi che ogni morte, ogni dolore, ogni fatica, ogni lacrima può essere trasformata in vita. E qui, e concludo, che Gesù vuole portare Pietro e gli altri con la sua domanda, a Cesarea di Filippo. Ed è qui che vuole portare anche noi, a stare dentro questa domanda che non ha niente di innocuo, ma che chiama, che invia, che coinvolge, che chiede continuamente un passaggio verso una vita più vera, per noi e per gli altri. Passaggio non sempre facile a comprendersi, ma che è comunque la sorgente della nostra vita. La vita che oggi vi avvolge con il suo carico di gioia e di amore. Possa allora la vostra vita continuare a risplendere e donare a tutti e sempre la stessa gioia di oggi. Auguri vivissimi e felicitazioni per voi, per le vostre rispettive famiglie che immagino vi stiano guardando, che non possono essere qui presenti con voi, e auguri alla custodia di Terra Santa. Amen.
Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, dovete manifestare davanti al popolo di Dio la vostra volontà di assumere negli impegni. Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri, come fedeli cooperatori dell'ordine dei vescovi, nel servizio del popolo di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo? Volete adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola, nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lodi di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Volete insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi dei suoi doni questi figli che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis. Sancte Michael, ora pro nobis. Sancti Angeli Dei, ora pro nobis. Sancte Ioannes Baptista, Sancte Joseph, ora
Sancti Petre e Paule, orate pro nobis. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancte Ioanne, ora pro nobis. Santa Maria Magdalena, Sancte Stefane, ora pro nobis. Sancte Ignati Antiochene, ora pro nobis. Sancte Laurenti, ora pro nobis. Sancte Perpetua et Felicitas, ora te pro nobis. Sancta Agnes, ora pro nobis. Sancte Gregori, ora pro nobis. Sancte Augustine, ora pro nobis. Sancte Athanasi, ora pro nobis. Sancte Basili, ora pro nobis. Sancte Martine, ora pro nobis. Sancte Benedicte, ora pro nobis. Sancte Pater Noster Francisce, ora pro nobis. Sancte Pater Dominice, ora pro nobis. Sancte Antoni de Padova, ora pro nobis. Sancte Didace, ora pro nobis. Sancte Francisce, Sancte Filippe a Gesù, ora pro nobis. Sancte Turibi a Mogroveo, ora pro nobis. Sancte Francisce Solano, ora pro nobis. Sancte Martine de Porres, ora pro nobis. Sancte Ioannes, ora pro nobis. Sancte Ioannes Maria, ora pro nobis. Sancte Turibi Rome, ora pro nobis. Sancta Mater Clara, Sancta Catarina Senensis, ora pro nobis. Sancta Rosa a Lima, ora pro nobis. Sancta Teresia a Gesù, ora pro nobis. Omnes sancti et sancte Dei, ora propitius est quo, libera nos Domine ab omnimalo, libera nos Domine ab omni peccato, libera nos Domine a morte perpetua, per incarnationem tuam, libera nos Domine. Per mortem et resurrectionem tuam, libera nos Domine. Per effusionem Spiritus Sancti,
peccatores, te rogamus aminos. Ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneri, te rogamus aminos. Ut Domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, te rogamus audinos. Ut os electos benedicere digneris, te rogamus audinos. Ut os electos benedicere et sanctificare digneris, ut os electos benedicere et sanctificare et consecrare digneris, te rogamus audinos. Ut cunctis populis pacem et veram concordiam donare digneris, te rogamus audinos. Ut omnibus in tribulatione versantibus misericordiam tuam largiri digneris, te rogamus audinos. Ut nos met ipsos in tuo sancto servizio confortare et conservare digneris, te rogamus. Iesu Fili Dei vivi, te rogamus audinos. Christe audinos, Christe audinos. Christe exaudinos, Christe ascolta, Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questi tuoi figli. Noi li presentiamo a te, Dio di misericordia, perché siano consacrati e ricevano l'inesauribile ricchezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore. Levate.
Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo popolo. Per formare un popolo sacerdotale, tu hai disposto in esso diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè, tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici, che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te, vittima senza macchia, e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre Onnipotente, a questi tuoi figli la dignità del presbiterato. Rinnova in loro l'effusione del tuo spirito di santità. Adempiono fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il loro esempio guidino tutti a una integra condotta di vita. Siano degni cooperatori dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Siano insieme con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare, siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Siano uniti a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo loro affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunite in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Alleluia.
Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del tuo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che